Le chance playoff erano evaporate già dopo la sconfitta di Pistoia. All'Aquila non resterebbe che cercare di chiudere nella maniera più dignitosa possibile la stagione, ed invece l'11 rossoblu ha consegnato ai propri tifosi, pochi a dir la verità al Fattori, circa 750, un altro pomeriggio indigesto, che tra le altre cose costa la perdita del quarto posto a beneficio della lanciatissima SPAL, con tanto di avvicinamento dell'Ancona, avversaria dell'ultima giornata. Per Nunzio Zavettieri e i suoi giocatori non è il modo migliore per cercare di guadagnarsi una conferma in vista della prossima stagione. Il Forlì espugna il campo aquilano per 2-0 e con un gol per tempo. Le motivazioni sicuramente incidono, l'11 di Firicano è in piena bagarre per evitare i play-out, ma è pur vero che la prestazione dell'Aquila non si discosta di tanto da quelle scialbe sovente viste al Fattori. Sono passati 18 minuti agli ospiti per incanalare dalla propria parte il confronto. Melandri spizza un traversone dalla destra e taglia fuori la chiusura di Pedrelli, agevolando da battuta mancina di Benito Docente, diagonale sporco ma imprendibile per Zandrini. La reazione è sterile e anzi alla mezz'ora un contropiede finalizzato da Melandri manda il Forlì a un soffio dal raddoppio. Il momento migliore dell'Aquila nell'ultimo quarto d'ora di frazione è sempre per effetto di tiri da fermo. Corapi per poco non inganna Scotti, che poi deve salvarsi sulle successive incornate di Gotti e quella centrale di Perna. L'unico riferimento offensivo scelto da Zavettieri è sostenuto da Triarico, Corapi e Pacilli. Proprio Pacilli, sempre da fermo, coglie un palo al 43esimo, anche un briciolo di sfortuna. Nella ripresa ancora Corapi e ancora su punizione, crea qualche grattacapo a Scotti. Zavettieri prova a rendere più offensiva l'Aquila con San Domenico e Virdis al posto di Perpetuini e Triarico, ma la trama palla a terra è sempre fumosa e inconcludente. Così a un quarto d'ora dalla fine il Forlì chiude il match con un'azione che è tutto dire. Melandri prende palla nella sua metà campo, si beve tutto d'un fiato quella aquilana, i giocatori di casa si fanno saltare con troppa facilità e il rapidissimo attaccante forlivese non sbaglia davanti a Zandrini. Nono gol in campionato per Melandri. Poi Scotti dice no ancora a Corapi ed il fischio finale non fa che sancire la rabbia dei tifosi rossoblu, che giustamente contestano la prestazione e l'atteggiamento. Davvero un peccato.